Un buongiorno a tutti voi nel Signore. Leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 15, versetti 1 e 3. Noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso. E ancora Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 29. Gesù Cristo ha detto: imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Nel cuore della giungla. Il libro della giungla di Rudyard Kipling ha reso celebre l'espressione la legge della giungla, una legge che si basa unicamente sui rapporti di forza tra gli individui. Normalmente in un paese organizzato vi sono leggi che permettono di regolare le disfunzioni nelle relazioni tra le persone, impedendo che prevalga la legge del più forte. Ma, nonostante questo, la nostra società in fondo è come una giungla, dove ciascuno cerca il proprio interesse personale, tentando di conquistare per sé il posto più elevato in tutte le sue relazioni, di famiglia o di lavoro. In un tale contesto, devo esaminare me stesso e invece di guardare agli altri, riflettere sul mio comportamento. Vivo forse secondo la legge della giungla? Impongo il mio modo di vedere ad ogni costo ogni volta che mi è possibile farlo? Agisco come piace a me, ignorando il comandamento di Dio che mi dice di amare il mio prossimo come me stesso? Io che sono cristiano, devo imitare Cristo di cui porto il nome. Se faccio quello che mi piace per soddisfare i miei interessi e sentirmi grande disprezzando gli altri, commetto un grave peccato e perdo di vista l'esempio di Cristo, mansueto e umile di cuore, che non compiacque a se stesso, come è scritto in Romani capitolo 15, versetto 3, ma accettò di prendere l'ultimo posto per dare la vita a noi peccatori. Che il Signore ci benedica.